Benvenuti ad ore 12, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche Giovanni Palisca. Buongiorno anche Cristina Coppola. Un'altra mattinata, oggi un'altra è mercoledì. Mattinata insieme, mercoledì 13 aprile, in diretta fino alle 13.20 verso la prima edizione del nostro telegiornale. Anche oggi un bel po' di... come dire, argomenti interessanti, sì, che ci consentiranno di approfondire aspetti che senz'altro possono essere interessanti per i nostri telespettatori, a cominciare dai litigi. Torneremo infatti a parlare... E come piace tantissimo questo ospite, sai che è uno dei miei preferiti. Pedagogista, sì, perché ci Daniele insegna Novara. Come gestire le nostre emozioni, i rapporti anche con i figli, soprattutto parleremo anche di quello, di cosa ci racconterà. Assolutamente oggi. Sì, torniamo su un suo libro di 2 o 3 anni fa, intitolato Litigare fa bene, ma ci torniamo perché è annunciato per sabato a Piacenza un convegno nazionale organizzato proprio da Daniele Novara per scoprire le possibilità che il metodo Litigare Bene offre agli educatori e per capire come il conflitto, soprattutto i contrasti infantili, siano in realtà occasione di apprendimento e di crescita. Quindi litigare tra ragazzi, parliamo di litigio. Anche tra me e te, per esempio, possiamo metterci qua in diretta però in questo caso dare dimostrazione di come si litiga. In questo caso bene. L'obiettivo è proprio legato ai più piccoli, quindi il classico genitore che riprende i due figli che litigano tra di loro, bambini non litigate. In realtà lui dice che questo litigio, comunque questo contrasto, questo conflitto può aiutare a crescere e ad imparare e anche a aumentare quelle che sono delle sensibilità che poi saranno estremamente utili durante nel momento in cui uno diventa adulto, insomma, quindi gestire i conflitti lo si impara a cominciare proprio da lì. Dai litigi con fratelli, però tu hai una figlia unica. No, ma non devi ricordare questa cosa, che era una tragedia. A prendere esempio, io posso prendere tanti esempi animali, che ne ho due. Tanti animali. Litigi figli animali, ok, oppure animali tra di loro. Va bene, ma poi parleremo anche di tanti altri argomenti. Vi presenteremo tra le altre cose una mostra che verrà inaugurata nel fine settimana presso lo spazio espositivo PKD e vi racconteremo, perché avremo ospite proprio l'artista con noi qua nel nostro salotto. Torneremo a parlare con i veterinari dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari, che è un'associazione nazionale che ha sede proprio a Cremona, e lo scorso fine settimana hanno tenuto un incontro a Milano, una vera e propria conferenza stampa al centro della quale è stato messo la pappa dei nostri animali domestici, no? Quindi è quello che in maniera un po' più forbita viene indicato come pet food. E quindi il dibattito è meglio appunto il mangime industriale che viene acquistato nei negozi specializzati o è meglio la pappa che riusciamo a cucinare per il nostro cagnolino, per il nostro gattino direttamente nella nostra cucina? E questo naturalmente è un dibattito che va ben al di là di quello che potrebbe sembrare, perché naturalmente dietro ci sono forti interessi delle industrie che producono questi mangimi e qualcuno sospetta anche che i veterinari, voglio dire, siano a loro volta interessati a consigliare il mangime industriale, e questo naturalmente ha spinto poi i veterinari, insomma, a fare il punto della situazione. E dal pet food al food vero e proprio, sì. Perché oggi parleremo anche di carne, avremo ospite il presidente del gruppo macellai della Confcommercio di Cremona, Giancarlo Ruggeri, con il quale parleremo anche dei problemi del settore, ma non soltanto, anche di tante iniziative in cantiere, le vedremo insieme proprio nel corso della nostra trasmissione di oggi, truffe, di ore 12. Truffe. Allora oggi abbiamo bambini, animali, cibo, e abbiamo anche un po' di cultura con l'arte e truffe. Truffe assicurative che naturalmente sono sempre molto popolari in Italia, faremo il punto della situazione anche perché il Tribunale di Milano è intasato da cause legate appunto alle truffe, perché molte assicurazioni hanno sede a Milano e quindi come la legge indica appunto devono essere discusse nel foro legale dove ha sede l'azienda, l'assicurazione, quindi finiscono tutte a Milano e il tribunale di fatto è bloccato. Torneremo con un esperto su quelle che sono le truffe più diffuse e vedremo che la fantasia non ha limite, a cominciare dal classico colpo di frusta. Ma prima di cominciare abbiamo già in collegamento Giuliana Biagi con noi, direi non un colpo di scena ma un appuntamento quotidiano con Giuliana Biagi per scoprire quali sono le notizie, le ultime notizie di oggi dal sito cremonaoggi.it, e lì forse proprio Giuliana potrebbe darci qualche colpo di scena perché c'è qualche novità oggi, vero Giuliana?
Sì, ma sapete già tutto in effetti. Comunque una prossima notizia che stiamo preparando, che i miei colleghi stanno pubblicando, riguarda una 8 persone che sono state denunciate dai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro perché producevano cosmetici contraffatti, contraffacendo il marchio Dermacos, in alcuni stabilimenti della provincia di Cremona e di Lodi. Sono, come ripeto, 8 le persone denunciate, tra cui un albanese pregiudicato. Maggiori dettagli comunque li potremo avere fra pochissimo. Abbiamo un'altra notizia di cronaca. Questa notte c'è stato un principio di incendio nell'ufficio postale di Via Genala. I vigili del fuoco sono intervenuti all'una di notte per un fumo sospetto che le persone avevano visto uscire dalla porta, dai locali. Per entrare hanno dovuto praticare un foro nella vetrata d'ingresso. Comunque parecchia agitazione in nottata. Abbiamo anche una notizia molto più leggera e più piacevole, e cioè il nuovo album di una cantante ormai cremonese d'adozione, Laura, L'apostrofo Aura, che ha appena diffuso il suo nuovo album. Perché ne parliamo? Perché è cremonese d'adozione, avendo sposato il produttore cremonese Simone Bertolotti, titolare degli White Studios, e l'album è stato scritto per l'80% proprio nella nostra città. Grazie Giuliana. Grazie Giuliana Biagi. A proposito di Laura, ma senza apostrofo, cioè proprio Laura Bosio, e volevo ricordare che oggi inizia il suo corso di fotografia, un corso di fotografia sociale che parte oggi dalle 18.30 alle 20 e che andrà avanti per 5 appuntamenti in collaborazione con Hauser Unipop. E sul sito di Hauser Unipop è possibile avere tutti i dettagli. Benissimo, allora diamo uno sguardo anche a quella che è la programmazione della nostra rete. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con Pronto Dottore a partire dalle 21, come sempre in diretta e come sempre condotto dalla nostra Federica Bandirali. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i temi della puntata di stasera in questo servizio. La terapia anticoagulante orale, nota anche come TAO, è un trattamento medico per il rallentamento della coagulazione del sangue, praticata soprattutto nei portatori di trombi. Alcune condizioni particolari possono favorire la comparsa a livello venoso di piccoli coaguli di sangue detti trombi, i quali possono, in condizioni particolari, staccarsi dalle pareti della vena e viaggiare nella corrente sanguigna raggiungendo piccoli vasi. L'ostruzione di questi ultimi è la causa del cosiddetto ictus cerebrale ischemico e dell'embolia polmonare, due malattie potenzialmente mortali e spesso invalidanti. Concorrono a questo fattori di tipo genetico, l'immobilità prolungata, quale quella che si ha dopo importanti interventi chirurgici o in seguito a frattura, uno stato di ipercoagulabilità come nei portatori di neoplasie. Per ridurre questo rischio, le linee guida internazionali prevedono di mantenere nei pazienti una riduzione della capacità del sangue di coagulare tra 2 e 3,5 volte. Per fare questo, in modo prolungato, si utilizzano alcuni composti che possono essere assunti per bocca sotto forma di compresse. Di terapia anticoagulante orale si parlerà nella puntata di questa sera di Pronto Dottore, alle 21 sulla nostra rete. Ospite in studio la dottoressa Sofì Testa, direttore del Centro Emostasi e Trombosi dell'ospedale di Cremona. Per le vostre domande o per intervenire in diretta potete contattare lo 0372 8056 o inviare un'email a prontodottore@cremona1.it. E allora Pronto Dottore questa sera alle 20.30 e conduce Federica Bandirali. Ti ricordi ieri che c'era qua Roberto Codazzi nel nostro salotto? Eh sì, grande invidia per Roberto perché ci ha raccontato della sua bella avventura al Teatro alla Scala, dove ha assistito a uno splendido concerto di Sergei Krylov, che insomma è un violinista internazionale e che ecco, però lo vediamo qua perché abbiamo avuto anche modo di avere una piccola clip direttamente dall'ufficio stampa del Teatro alla Scala. Ascoltiamolo un minutino.
Sergei Krylov al Teatro alla Scala, insomma, ormai un artista che abbiamo ospitato anche qui nel nostro salotto, naturalizzato, insomma, è stato adottato da Cremona, vive infatti qui da tanti anni insieme alla moglie ed è stato veramente un grandissimo successo questo ottenuto al Teatro alla Scala anche con la musica di Paganini che è stata ritenuta estremamente ovviamente difficile, 2000 persone che lo hanno applaudito anche con il bis e insomma quindi è stato veramente un successo che abbiamo voluto ricordare. Ma veniamo al nostro teatro adesso, parliamo di spettacoli. Sì, perché questa sera alle 21 al Teatro Punchielli infatti torna l'appuntamento con la danza e sarà una storia d'amore e di riscatto, la protagonista della serata con il Malandin Ballet Biarritz che proporrà Cenerentola. Qui vediamo una foto tratta appunto dalle scene ed è questo appunto uno spettacolo nell'ambito della stagione di danza. Una Cenerentola che rimane fedele alla drammaturgia e allo spirito di Prokofiev, però sviluppa anche un approccio molto personale al tema della sfortunata fanciulla e del suo riscatto. Passiamo a un'altra segnalazione che riguarda invece il jazz che torna questa sera alle 21.30 agli Amici del Po di Monticelli Dongina con un gruppo che si chiama B-Brain e direi che per le segnalazioni è tutto. Allora, invitiamo già il primo ospite di oggi. È arrivato, è arrivato. Lo vedo con grande piacere. Lo saluto volentieri anch'io. Daniele Novara, bentornato. Grazie. Salve, eccolo qua. Ciao. Daniele, il nostro pedagogista di fiducia ormai, che ogni tanto ci viene a trovare e ci fa molto piacere. Noi lo chiamiamo anche perché abbiamo avuto notizia di questo convegno nazionale che è annunciato proprio per sabato a Piacenza. E quindi ci piace anche tornare su un tema che tra l'altro è stato al centro di un tuo libro di un paio di anni fa, insomma. Sì, direi diversi libri perché come sai ho lavorato tantissimo su rendere le persone capaci di litigare bene, quindi la cosa migliore è iniziare proprio dai bambini, dalle bambine che hanno già una naturale tendenza a litigare, addirittura appunto gli esperti dicono che in famiglia arrivano fino a 50 litigi in un'ora, nelle scuole materne a 12 in un'ora, quindi insomma è il modo migliore per incominciare a litigare bene, perché tutti abbiamo bisogno di questo. E infatti poi ricordiamo che appunto quello che è il confronto un po' acceso è stato anche al centro di altri tuoi libri, Meglio dirsele, che in quel caso era legato invece alle coppie, quindi il litigio fra le coppie, Urlare non serve a nulla, che è l'atteggiamento dei genitori nei confronti dei figli, e poi appunto questo libro che vogliamo anche far vedere, tra l'altro giunto alla quarta, quinta ristampa. Questa è la quinta, La quinta. Litigare fa bene, insegnare ai propri figli a gestire i conflitti per crescerli più sicuri e felici. E dopo qualche anno, diciamo così, di sperimentazione, questo metodo è stato ufficializzato, tanto che appunto verrà poi discusso sabato in questo convegno nazionale annunciato a Piacenza. Cristina, prima di salutarci, vuoi approfondire qualche aspetto legato a questo? Sicuramente, no, perché adesso io dicevo lui che Cristina, Cristina ha due figli. Io ho due figli, quindi capisco molto più rispetto a Giovanni, che invece ha soltanto una figlia femmina, poi le femmine sono anche un po' più tranquille. Però si dice, non sappiamo se è vero. Quando la mettono sul fisico, come si fa? Va bene anche questo? Ma dunque, nei primi 6 anni non c'è distinzione, sia i bambini e le bambine litigano allo stesso modo. A partire dal 7° anno di vita in effetti è stato riscontrato che le bambine litigano più sul piano verbale e specialmente fra la 4ª e 5ª elementare riescono a mettere su delle litigate proprio verbali incredibili e sono molto difficili anche da seguire, no? Capire l'origine praticamente impossibile. Però poi vanno avanti più. Mentre i maschi anche nelle elementari tendono a mantenersi su uno standard fisico, però riducono molto. L'apice della litigiosità infantile è decisamente fra i 3 e i 6 anni, proprio la scuola dell'infanzia. Poi è chiaro che nelle medie, nelle superiori c'è anche il problema del bullismo, la faccenda prende dei contorni un po' diversi, un po' problematici, ma fino a che sono bambini, insomma, problemi significativi non ce ne sono, bisogna però aiutarli, a vivere bene questa esperienza, perché loro lo fanno già naturalmente. Come noto, una ricercatrice russa dimostrò che basta che gli adulti aspettino un minuto
a volte un tempo senza intervenire, ma è faticoso a volte senza però, intervenire ma... che diciamo così se la cavano da soli. Un'ultima domanda poi vi lascio, visto che parto dalla mia esperienza personale, sto proprio separando le camere dei due figli. Ah, ottimo. Sì. Mettendoli ognuno nella propria camera si aiuta a litigare, a farli anche litigare con delle meglio magari, o a far diminuire comunque, a cambiare il rapporto tra i ragazzi. Diminuire non deve essere mai un obiettivo, l'obiettivo è sempre quello che ce la facciano da soli, e quindi poi ne parlerò con Giovanni. Qua nel kit c'è una tecnica eccezionale per ridurre i conflitti, ma più che i conflitti, il disturbo che il conflitto dei figli crea ai genitori. Quello è un bel disturbo. Quello è importante. Allora, io vi lascio, vado a sedermi, accomodarmi sul divano, così vi seguo. Benissimo, vi seguo. Grazie. Allora, Daniele Novara, dunque, partiamo da questo presupposto. I contrasti infantili sono occasione di apprendimento da valorizzare per aiutare a crescere. Certo, il classico bambini, non litigate, state buoni. Insomma, diciamo, quale deve essere il ruolo del genitore? Aspettare questo minuto? Ma potrebbe essere anche aspettare il minuto, ma noi nel metodo non diciamo che il genitore o viceversa anche l'insegnante non deve intervenire, ma il problema è intervenire bene, ecco. Cioè, lo scopo è comunque fare in modo che, come direbbe la Montessori, i bambini e le bambine facciano da soli, e quindi si crea una situazione dove spostiamo l'asse dell'intervento da chi è stato, chi ha cominciato, fai questo, fai quello, dagli il bacino, fate la pace, a un asse completamente diversa, per cui i bambini spiegano reciprocamente e non all'adulto, ecco, questo è molto importante, si raccontano la propria versione. Ecco. Dei fatti, questo è il cuore del metodo. Ecco, perché è importante questo momento di confronto, a volte anche duro? Perché tu dici che questo è una procedura che comunque aiuta a sostenere le risorse interne, cioè uno cresce in quel momento. Esatto, cioè si creano dei meccanismi di autoregolazione, cioè quello che non riesce a ottenere l'adulto, il coetaneo riesce a ottenerlo, ossia una sorta di sbarramento narcisistico, no? Noi vediamo questi bambini che vogliono tutto, però i loro coetanei in qualche modo li bloccano, cioè gli impediscono, come dire, questa sorta di onnipotenza spesso delirante, ma che è legata a una necessità di gioco. Ecco, questo giocattolo è mio, no, non è mio, anche mio, così crea un contrasto, in qualche modo il coetaneo diventa la misura della convivenza, viceversa invece l'adulto tende a colpevolizzare, no, a far emergere anche emozioni molto negative. A parte che è importante anche in altri ambiti, anche lavorativi, evitare di trovare per forza il colpevole, esatto, che a volte non serve veramente a nulla. Quindi nel momento in cui c'è il contrasto, evitare di dire ecco è colpa tua, non lasci mai stare tuo fratello, perché è un classico. Sì, no? Sì. Perché d'altra parte il fratello più debole, più piccolo, inizia a piangere, il genitore si sente in colpa per non essere intervenuto. Insomma, non è facile da gestire questo momento. Beh, addirittura nei nidi abbiamo scoperto il fenomeno dei bambini che hanno il cosiddetto pianto preventivo. È molto curioso, si mettono a piangere preventivamente in funzione del richiamare l'attenzione degli adulti, ed è molto curioso, anche molto intelligente. In fondo, nel momento in cui l'adulto si rende disponibile a intervenire, specie nella logica della colpa, attiva l'esibizionismo dei bambini. Ecco, viceversa, dobbiamo creare le condizioni. Una delle condizioni, mi permetto di segnalarlo, è ho portato il kit pausa gomitolo, che diffondiamo da un po' di anni, ma abbiamo fatto una nuova edizione, diciamo. Vedo dove... che è tutto digitale. Sì, è molto molto digitale. Tutto molto pratico, come i bambini che sono sensoriali. Giusto. Guarda qua cosa ti ho portato, niente meno che il... Ecco. Conflict Corner. Ecco. Cioè, come qua... tipo Hyde Park, insomma. Esatto, giusto. È ispirato a Hyde Park. Ossia, invitiamo i genitori, le maestre, le scuole a creare uno spazio dove i bambini vanno a litigare. Ah, quindi cioè, viene posato a terra proprio alla parete, alla parete. Posso mettere anche in redazione? Sì, anche in redazione potete crearvi un piccolo conflict corner. Quindi uno va lì e se le racconta. Ovviamente c'è una
prima fase dove aiutiamo i bambini a parlarsi tra di loro, sì, e specialmente anche ad aiutarsi col metodo dei foglietti che abbiamo sempre nel nostro splendido kit appunto digitale, no, dove hanno, sì, te lo do, la mia versione. Ah. Ognuno la può disegnare o, se è in grado di scrivere, viceversa scriverla. In questo modo c'è una decontrazione emotiva, una decantazione narrativa, e il bambino incomincia, ecco, a mettere nero su bianco la propria versione dei fatti e quindi la racconta all'altro bambino, e si crea un momento anche molto magico, molto bello. E poi c'è un ulteriore, sì, passo, perché alla fine, dopo aver elaborato quanto avvenuto, ovviamente che cosa c'è? Eccolo qua, c'è l'accordo. L'accordo. E quindi si scrive un accordo. Un accordo che può essere raccolto poi nella mitica mollettona. Abbiamo anche questo. C'è nel anche la kit, molletta. E quindi si possono raccogliere gli accordi che i bambini hanno raggiunto. Insomma, è un kit bello, che spiega anche tutto quello che si può fare. Ci sono anche delle piccole figurine con le emozioni possibili che si creano. Il bambino sorteggia l'emozione e dice che se si riconosce o meno in quella emozione. Insomma, molto, molto operativo, come sono i bambini. È vero, come dicevi tu, molto lontano anche dal mondo digitale, perché noi riteniamo che alla fine non ci sono state grandi mutazioni genetiche. No, i bambini sono sempre... Questi sono i vari stati d'animo che appunto possono essere anche grazie a questi cartoncini, molto semplici ma estremamente utili, possono essere appunto espressi, no? Perché magari, esatto, un bambino non riesce sempre a dire, ecco, cosa, certo, senti, sei triste, sei felice, ok, però tipo sei indifferente, insomma, è, certo, già più difficile per un bambino. Non ho capito il gomitolo. Il gomitolo è proprio l'origine del titolo di questo nostro kit. Allora, cosa succede? Possiamo farlo anche io e te, Giovanni? Sì. Allora, parlo io e esprimo la mia versione, quindi te lo do, sì, e quindi tu puoi esprimere la tua versione. Allora, io racconto perché non è, esatto, andata bene. Lo puoi sgomitolare Però a un certo po'. Punto il gomitolo finisce. No, beh, ma intanto me lo dai. Ah, ok. Ecco. No, no, tieni il tuo capo, sì, benissimo. Sì. Io anch'io vado avanti a raccontare un altro pezzo di questo lunghissimo litigio, sì, e te lo restituisco. Appunto, solo se il litigio è lunghissimo poi finisce, però... Sì. In genere potrebbe... i bambini sono molto più rapidi di quello che pensano i loro genitori. Tipo non serve l'avvocato. Ecco, esatto. Può essere un vantaggio. Ok, e quindi si costruisce questa... Si tesse questa tela, insomma. Il gomitolo è proprio il conflitto che si sgomitola, insomma, quindi si scioglie, vedi che progressivamente non abbiamo più questa matassa. E poi alla fine si è sciolto, il problema si è sciolto. E quindi, molto molto bello, complimenti. Molto, molto carino, e direi che è la metafora proprio del sciogliere questa matassa conflittuale piena di equivoci, di incomprensioni, e i bambini sono molto affezionati a questi strumenti così sensoriali che li rendono proprio competenti. Ne sono convinto. E comunque ribadiamo che avere questo imprinting fin dalla prima età aiuta, insomma, a vivere l'esperienza conflittuale in maniera normale e positiva, cioè a capire che comunque avere una discussione anche un po' accesa non è tutto sto problema. Esatto, perché un altro riscontro che abbiamo scoperto a livello scientifico lavorando sugli adolescenti è che se un bambino non ha potuto imparare da piccolo a litigare bene, potrebbe arrivare in adolescenza con la cosiddetta carenza conflittuale. La carenza conflittuale è una brutta cosa, perché vuol dire che il ragazzo fa fatica a stare nelle situazioni di contrarietà e quindi tende o ad aggredire o anche a farsi del male. È tipico, per esempio, delle ragazze con disturbi alimentari. Abbiamo notato che è così, in una percentuale molto significativa tendono ad avere complicazioni sul piano proprio della conflittualità relazionale, quindi sulla capacità di gestire quando l'altro, come dire, ti è contro, quando l'altro si oppone ai tuoi desideri e anche a quello che tu proponi. Quindi, abituando i bambini a vivere questa dimensione come la più naturale del mondo, no? Per cui se un giocattolo lo voglio io, ovviamente lo vuole anche il mio amico, ma poi dobbiamo trovare un modo per continuare a giocare assieme. Ecco, questo ci serve per tutta la vita, è la cosa più protettiva in assoluto. Ecco, diciamo che se tu lavori, che se tu sei in coppia, se tu sei comunque a scuola, in qualsiasi contesto, se sai litigare bene, ecco,
Saper litigare bene, che significa appunto riuscire a dire la propria in maniera anche convincente, esatto. E nello stesso tempo, nel momento in cui si riceve magari una critica, riuscire anche a gestirla e certo, a elaborarla. Per esempio, come abbiamo detto la scorsa volta che sono stato qui da voi, fare una proposta piuttosto che dare un giudizio, chiedere qualcosa piuttosto che attaccare. Certo, indubbiamente. Stare sul problema piuttosto che giudicare la persona. E tutto questo ci riporta appunto, come dicevamo prima, anche a quello che è il ruolo dei genitori, che certamente non è facile, anche perché si tende un po', leggo qui, a una sorta di, mi piace, igienizzazione educativa dell'infanzia. Cioè ci troviamo di fronte a bambini di plastica, iperprotetti e iperaccuditi, che sembrano quasi finti. Esatto, questo è rivolto ai genitori, ma in qualche modo anche agli insegnanti, perché il convegno che facciamo sabato, peraltro abbiamo dovuto, Giovanni, cambiare la sede perché c'è stato un overbooking. Quindi non sarete più a Palazzo Farnese? No, siamo all'Aula Magna dell'Istituto ITIS, in via 4 novembre. Che tiene 280 certo. posti. Cioè, perché è stato il boom di iscrizioni. Guarda, mi fa molto piacere. Perché comunque la gestione di questi conflitti non è semplice. Non è semplice, sta interessando molto il nostro metodo. Peraltro uno dei miei libri sta per essere tradotto in tedesco, è già pronto, quindi riusciamo a esportare questo nostro metodo anche dalla Merkel, che potrebbe esserle utile, no? Come no? Sì, quello sì, quindi, senz'altro. Tra l'altro, ti dicevo che sì, questi igienizzazioni, insomma, i bambini litigano. Ecco, partiamo da questo presupposto. E nel momento in cui dobbiamo gestirli, un altro pericolo è che si ricada un po' a quelli che sono i nostri ricordi, no? Quindi questa impronta autobiografica, dice, ma a me cosa dicevano? Allora aspetta, a me dicevano di stare fermo, allora io riproduco questo atteggiamento. Certo, il mondo era completamente diverso. Nel libro racconto che una volta anche solo la mia generazione non si lamentava del compagno con cui si litigava o che ti aveva fatto qualcosa, perché andavi da un adulto e te ne dava molte di più di quelle che eventualmente ti aveva dato il tuo compagno, quindi facevi molta attenzione. Oggi invece i bambini sono molto molto petulanti, e quindi il metodo ha avuto successo nelle famiglie, anche perché aiuta i genitori a vivere l'ambiente familiare in modo più tranquillo. Ecco, Daniele Novara, però qui attenzione, perché volevo proprio toccare anche un altro tema che ci allontana leggermente da quello che stiamo dicendo, ma il passaggio è proprio questo, perché da una parte la violenza riprodotta dai bambini potrebbe in qualche modo emulare la violenza che i bambini vedono nei genitori o negli adulti che li circondano. Allora, il concetto di violenza non si utilizza nell'ambito del litigio infantile, perché per parlare di violenza ci devono essere caratteristiche che i bambini, almeno fino a 7-8 anni, non sono in grado assolutamente di mettere insieme. Quindi fate litigare fino a 7-8 anni, poi fino a guarda, noi nella ricerca che abbiamo realizzato a Torino e che ha dimostrato che il metodo funziona, quindi tutti li possono adottare con la massima tranquillità, su 483 litigi osservati nelle scuole non si è mai fatto male nessuno. Okay. 483, quindi io direi che la nostra ricerca conferma quello che già sapevamo dal punto di vista psicoevolutivo, che il bambino vuole giocare con i coetanei, non è un'intenzionalità appunto dannosa, perché gli mancano proprio le componenti cognitive per organizzare una vendetta, diciamo così, nel vero senso della parola. Per cui è vero che i programmi televisivi o cose del genere orientati alla violenza fanno male ai bambini, tanto più i genitori che si mettono le mani addosso. Questa è la cosa più drammatica ed è veramente traumatico. Ecco, cioè, quando il bambino vede che i genitori si fanno del male, usano violenza tra di loro, questo è un trauma, e quindi poi bisogna che il bambino venga anche gestito per recuperare quello che è una situazione molto tragica. Tra l'altro potrebbe essere, poi dobbiamo chiudere, potrebbe essere anche, ci sta anche una riflessione di questo tipo, perché proprio di recente leggevo di questi dati drammatici sulla violenza che in qualche modo va a colpire i più piccoli, tanto che tu in un'intervista hai detto i bambini non sono protetti, che da qualche punto di vista potrebbe sembrare una contraddizione, ma è bene precisare che una cosa è far discutere, litigare due bambini piccoli,
altra cosa invece evitare... Sì, esatto, ma lì mi riferivo agli adulti, purtroppo certo. In Italia le leggi, come sempre, sono equivoche, ambigue, per cui è proibito picchiare i bambini a scuola e quindi gli insegnanti spesso e volentieri vengono arrestati dai carabinieri, ma non è, altrettanto non è proibito nelle famiglie. Certo. Per cui quando nell'intervista mi riferivo a questo, i bambini nelle famiglie, diciamo così, non hanno non ancora... Non sono protetti. Non sono protetti, i genitori... E purtroppo i casi sono tanti, anzi tu sono dici tanti. Che ci sono molto più numerosi i casi di violenza certo. Nei confronti dei bambini, ma non vengono denunciati. Sì, c'è omertà, insomma, c'è omertà, c'è... è come dire copertura finché non si arriva come nel resto d'Europa, specialmente nei paesi più civili, a una legge che come dire crei una illegalità nell'ambito delle punizioni corporali e purtroppo no, i nostri bambini non potranno del tutto essere sicuri, ma non dobbiamo preoccuparci dei litigi tra ecco. I bambini, dobbiamo preoccuparci dei genitori maneschi, ecco. A volte vedete che insomma eccetera, poi eccetera. Il tema è ben diverso. Ti saluto con le ultime due battute. A Piacenza nasce il primo asilo con metodo maieutico. Ah sì, grazie che ti ricordi di questo. Sì, un micronido, una cosa piccola per 8 bambini. Il metodo maieutico è il mio metodo per antonomasia che porto avanti ormai da 30 anni, consente ai bambini di fare da soli, di fare tante esperienze. Abbiamo inventato il laboratorio maieutico per imparare da soli, ma specialmente rispetto al metodo montessoriano valorizza di più il gruppo. Ecco, noi sulla base anche degli ultimissimi studi di neuroscienze sui neuroni a specchio sappiamo che i bambini a scuola imparano dai coetanei, non dagli insegnanti, quindi questo lo portiamo alle estreme conseguenze. In vista c'è proprio la diffusione del metodo maieutico nelle scuole italiane. A proposito di scuole, ultima battuta, c'è il movimento Abolire i voti a scuola, cosa ne pensi? Sì, ottimo, mi sembra il minimo sindacale. Ah, tieni sì. Conto che in Austria non ci sono i voti per tutta la fase dell'elementare, in Francia neanche, purtroppo nel 2009 una ministra, di cui potremmo anche fare il nome, ma avete già immaginato di chi sto parlando, li ha reintrodotti e con gravi danni, perché si tende poi a ipervalutare e il voto numerico crea molto stress, inutile stress ai bambini. Ecco, i bambini devono imparare con calma, hanno grandi capacità, non c'è bisogno di continuare a dargli dei voti. Litigare fa bene allora, naturalmente stiamo parlando di bambini fino a 7-8 anni, lasciateli litigare perché così crescono. Daniele Novara, sabato a Piacenza, alla scuola Marconi in via 4 novembre, il convegno nazionale per ufficializzare questo eventualmente metodo. Sul sito si trovano tutte le informazioni. E sul sito del CPP, perché appunto Daniele Novara è l'ideatore del centro psicopedagogico per la pace di Piacenza. Grazie e complimenti. Grazie a tutti voi. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, ci vediamo tra poco. Bentornati in diretta con il salotto di Cremona 1. Conosciamo oggi il nuovo presidente fresco di nomina del gruppo Macellai della Confcommercio di Cremona, Giancarlo Ruggeri, benvenuto. Grazie. Allora, fresco di nomina, un mesetto circa, no? Sì, sì, ho ricevuto un'eredità abbastanza importante. Noi siamo sempre stato un gruppo molto fiatato, il nostro presidente era il collega Amerigo Contini, ma non abbiamo mai sentito la figura del presidente addosso di noi, perché il nostro gruppo è sempre stato un gruppo di amici. Abbiamo sempre collaborato volentieri insieme e penso che abbiamo ottenuto anche dei buoni risultati. Purtroppo adesso gli anni passano, abbiamo avuto un paio di perdite importanti nel nostro gruppo e quindi Amerigo ha ceduto l'attività alla figlia e ho dovuto farmi avanti e prendersi insomma il carico, il carico di questa eredità. Il problema grosso è cercare di coinvolgere i giovani, perché ci sono dei giovani macellai, figli d'arte, così, che sono sempre stati fuori un po' dal nostro gruppo.
io penso di, con delle buone motivazioni che abbiamo in programma, di riuscire a coinvolgerli e quindi proseguire nelle nostre attività che abbiamo portato avanti con successo fino adesso. Quindi nuove strategie, nuove idee, dopo magari qualcuna l'accenneremo. Certo. Però insomma, io guardando in giro, andando ogni tanto a fare la spesa, visto che ogni tanto tocca anche a me, mi rendo conto che oggi la macelleria sta cambiando. Non è più quella di una volta, il macellaio non si occupa più soltanto dei tagli di carne. Ormai il negozio della macelleria, la macelleria tradizionale praticamente sta scomparendo completamente. Il taglio classico del macellaio dove si vendeva solo il pezzo di carne ormai non esiste più. Infatti purtroppo qualche nostro collega che ha insistito su quella, solo su quella misura di tipologia di vendere la carne ha dei grossi problemi. Quindi si sta spostando più verso la gastronomia. Si sta spostando perché gli stili di vita cambiano, le donne ormai la cucina dedico molto poco tempo perché quasi tutte lavorano, hanno poco tempo da dedicare alla cucina, non hanno voglia neanche tante di impegnarsi e poi purtroppo non sono capaci perché non hanno, tante non sono capaci di cucinare perché non hanno avuto l'eredità di poter stare in casa con la nonna, con la mamma e imparare. Come si faceva una volta. Ma gli stessi tagli di carne, non credo che tutte le donne oggi sappiano bene quando entrano da macellaio cosa acquistare. Sì, esattamente. No, quello senz'altro. Cosa chiedono di solito? La fettina? Dipende dall'orario in cui uno viene a fare la spesa. Se viene a metà mattina qualcosa di un po' più lento di cottura, se arrivano all'ultimo momento la fettina è la più veloce. E via, la burger che ormai... Quindi noi dobbiamo adeguarci alle esigenze, alle richieste, preparando delle cose facili da cucinare prima di tutto. E poi ultimamente ci stiamo spostando veramente su una gastronomia pronta, già cotta, ecco, perché i tempi sono sempre più ridotti, più ristretti. E adesso speriamo che ci dia una mano anche le USL e così, perché dobbiamo puntare ad un modo di conservare la carne più tempo in cucina, in casa, ecco, vediamo che successo stanno avendo le buste di insalata, i preaffettati e quello. Quindi noi possiamo appoggiarsi a dei modi di conservazione, il sottovuoto è una conservazione che ci sta benissimo e dovremmo avere un po' più di appoggi, di possibilità di poterlo gestire in modo diverso da aiutare la cliente, praticamente si prende la sua fettina, il suo pezzo di carne, invece di doverlo congelare e poi ricordarsi di scongelare, il sottovuoto gli diamo una scadenza di 10-15 giorni, è sempre pronto, se lo tiene di scorta. Insomma, questo potrebbe aiutare moltissimo, certo, anche per continuare a mantenere le categorie. Io penso che con le nuove USL, chi gestisce l'USL, possiamo arrivare ad un accordo che soddisfi tutti. La carne tutti. Quanto tempo si può conservare? La carne fresca? La carne fresca in genere, lì naturalmente la scadenza li danno gli studi di laboratorio, bisogna appoggiarsi ad un laboratorio che determini lui la scadenza. In genere ci si dà benissimo anche 30 giorni la carne fresca, quindi se parliamo di un prodotto cotto dovrebbe aumentare ancora di più la scadenza. Però noi ci stiamo tranquilli, normalmente consigliamo al cliente di conservarlo un 10-15 giorni, così siamo tranquilli che non succede niente assolutamente, sempre conservato in frigorifera, che il sacchetto non perde sottovuoto. Certo, sottovuoto, perché nel caso invece di carne fresca, cioè la classica fettina si viene a comprare, cosa due giorni. Sì, se poi parliamo di carne macinata, neanche non arriva a 24 ore. Quindi bisogna consumarla fresca. Subito, a meno che si congela. È uno dei principali problemi del vostro settore, però ce ne sono anche altri, perché il modo di acquistare, il modo di fare la spesa è comunque cambiato e anche i negozi fanno fatica. Sì, no? Sì, si fa fatica perché, come le dicevo prima, le donne hanno sempre meno tempo da dedicare alla cucina, quindi bisogna prepararci noi qualcosa di sempre più pronto e non so, l'involtino, l'arrosto, cose complicate un po' più elaborate gliele prepariamo noi, un arrosto farcito. Insegnate poi magari, dopo anche la ricettina. Ci siamo attrezzati con le ricette per cucinare, anche una semplice bistecca, non è che sia proprio semplice da fare. La bistecca, parlo di bistecca, una bistecca giusta, con una bella costata e così, perché tanti mi dicono i tempi di cottura, i tempi di cottura non vogliono dire niente perché dipende dalla temperatura del fuoco. Dipende dallo spessore della carne. Anche da come piace consumarla. E da poi da chi come ama piace più consumare. Sangue, ci sangue. Sono delle tecniche, proprio dei metodi che consigliati da noi si arriva.
Ma insomma, a Cremona stanno un po' scomparendo le masinerie dal centro. Purtroppo sì. Il centro, secondo me, è stato penalizzato da quel sistema di viabilità che, secondo me, non dà niente agli alimentaristi. Infatti io penso che in centro ormai di alimentaristi non ce ne siano più, perché ormai la gente vuole arrivare a fare la spesa con la macchina, anche perché a volte la spesa è pesante, non so, non dico solo nel mio genere, ma se vai da un fruttivendolo a prendere un'anguria, non certo, è proprio non facile. Non è come andare a prendere una camicetta in centro. Sì, lo shopping va bene, hanno adeguato proprio il centro città allo shopping, ma lo shopping non è un vivere la città quotidianamente, invece secondo me il negozio di alimentari, gli alimentaristi in genere ti danno il centro vivo, perché la gente va tutte le mattine a prendersi il pane, a prendere la carne, la frutta e la verdura. Se non ci arrivano in macchina non ci vanno, non so, dopo vanno. E non li si può convincere, in compenso rifioriscono i supermercati perché là sono comodi, ci arrivano con la macchina, col carrello e dopo però il centro è vuoto. Quindi quelli che sono le piccole realtà, i negozi di alimentari. Ecco, anche perché, anche per un turista che viene da fuori, cioè, il Torrazzo è sempre quello, quando l'ho visto una volta c'era ancora quello. Però il negozio di alimentari ti dà la possibilità di vedere una vetrina sempre aggiornata, è anche bello, almeno per me personalmente quando vado in giro le vetrine guarderò volentieri un paio di scarpe, un abito così, però quello che mi attira di più è il negozio di gastronomia ben preparato, di frutta e verdura, insomma sono cose che si stanno un po' perdendo, ce ne sono veramente pochi. Purtroppo quello è... Ecco, però in tutta questa attività di lavoro state pensando anche a trovare il modo di coinvolgere le persone. Programmi... Io mi riferisco per esempio alle edizioni del Gran Bollito che avevano avuto un successo. Sì, quello è... Bisogna verso l'estate, magari non sono proprio i tempi però del Bollito. Ci sono altre cose. Sì, il nostro è sempre stato il nostro pallino, perché purtroppo era, secondo noi... Noi macellai, il nostro gruppo è sempre stato un piatto che era la tradizione della nostra zona e stava praticamente scomparendo, se non proprio scomparendo era considerato come un piatto di seconda categoria e in qualche anno siamo riusciti a far capire alla gente che invece il bollito è un grande piatto veramente da rivalutare della nostra tradizione e poi nella nostra zona è il piatto base della nostra cucina praticamente. E lì ci siamo riusciti, speriamo appunto che con il nuovo gruppo di nuovi colleghi e subentri riusciamo a portare avanti con onore questo... Qualche anticipazione sulle vostre... Sì, abbiamo nell'immediato, abbiamo intenzione di partecipare ai giovedì d'estate in modo un po' più concreto, vorremmo fare uno street food, che adesso è di moda lo street food, ma però uno street food delle eccellenze nostre. Non degli street food che vengono da parti che noi non interessano fino a un certo punto. Quindi in una zona che destineremo della città, uniti con altri colleghi di altre tipologie di alimentari così, vorremmo mettere in evidenza proprio le nostre eccellenze e noi parteciperemo come gruppo macellai, alternandoci magari ogni negozio, ogni macelleria per tutti i giovedì d'estate, con i nostri piatti da offrire d'estate, l'hamburger o un hamburger naturalmente di qualità, di perché qualità, gli hamburger indubbiamente, si possono fare magari con tagli di carne anche, ecco, purtroppo quello che manca a noi qua a Cremona è l'avere una carne cremonese, quello lì proprio è una mancanza che ne sentiamo parecchio, perché i nostri agricoltori hanno pensato di rivalutare la Frizzona. Ormai la Frizzona l'ha fatta diventare una macchina da latte ed è dedita solo al latte. Adesso le do un'anticipazione, stiamo lavorando ad un progetto con un'associazione di allevatori cremonesi che vorremmo rivalutare una razza che esisteva da noi, che è stata scartata, era la Bruna. La razza Bruna c'è sempre stata qua da noi. Dopo è stata scartata dagli agricoltori perché era una bestia che dava poco latte e quindi l'hanno sostituita con la Frizzona. Però probabilmente però dava una buona carne. Era una carne eccezionale. Quindi.
Un'ultima sì. battuta, poi dobbiamo chiudere. Sì. Le varie polemiche sulla carne rossa, vi hanno creato problemi? Sì, un po' di problemi indubbiamente le creano, anche perché dopo poi devono andare dal medico a farsi dare delle iniezioni di globuli rossi, perché diventano tutti anemici, e quello purtroppo. Grazie Giancarlo Ruggeri, presidente del gruppo Macellai di Confcommercio di Cremona. Grazie. Per noi qualche istante di pausa, tra poco. Truffe assicurative, le notizie sono tante, basta andare a fare una ricerca sulla rete. 5 arresti pochi giorni fa, addirittura della divisione antimafia di Firenze. C'era un gruppo criminale attivo in Versilia dedito alla truffa alle assicurazioni attraverso falsi incidenti stradali, presunti affiliati al clan dei Casalesi. Anche i Casalesi si interessano delle truffe assicurative. Poi ancora una coppia diabolica di Udine che alimentava un mercato di polizze assicurative di comodo, aveva venduto oltre 3.000 contrassegni assicurativi riconducibili a società di assicurazioni estere, polacche, francesi, lussemburghesi, a favore di cittadini residenti sul territorio nazionale. E ovviamente i due sono stati poi beccati. Allora parliamo di truffe assicurative, per farlo abbiamo invitato Stefano Brambati, che è il segretario del Sindacato Nazionale Agenti Assicurativi, SNA. Buongiorno Brambati, bentornato. Buongiorno. Allora, le truffe, nonostante l'introduzione del reato di truffa specifico un paio di anni fa, continuano. Sì, continuano, purtroppo è un mal costume che è vecchio probabilmente quanto è vecchio il mercato delle assicurazioni. Diciamo che è un metodo così facile, facile tra virgolette, perché se non ci fosse il supporto di determinati professionisti, e mi riferisco purtroppo a medici, avvocati, diciamo, che supportano, periti che supportano chiaramente queste persone. Tanto che qualcuno dice c'è già la banca degli automobilisti, c'è già la banca dei veicoli, perché i veicoli ovviamente vengono identificati con la targa, bisognerebbe fare la banca degli automobilisti, perché ci sono automobilisti che continuamente, no, producono truffe, c'è sì. un mercato sì. che consente di individuare automobilisti specifici. Sì, diciamo che più volte è stata richiesta questa banca dati, di fatto non si sa bene per quale motivo in Italia le lobby la fanno naturalmente sempre da padrone. Perché tra l'altro, appunto, a proposito di lobby, non è che guadagnano poi solo gli automobilisti coinvolti da questa truffa, ma anche tutti i professionisti che ruotano attorno, no? Effetti, e quindi avvocati, commercialisti, periti, carrozzieri, insomma c'è tutta una cricca che ha molto interesse a portare avanti. Come dicevo, se il problema fosse circoscritto soltanto alle persone che vanno a ideare questa truffa, potrebbe anche essere circoscritto. In realtà sono supportati da questi, diciamo, professionisti dei vari settori che chiaramente aiutano, diciamo, a raggiungere poi lo scopo finale. Tra l'altro, come indicava ieri Repubblica in un articolo, il Tribunale di Milano è letteralmente ingolfato da questi tipi di cause, perché sono denunce sulle truffe ai danni delle assicurazioni, e le assicurazioni in gran parte hanno sede a Milano, e la legge prevede che appunto la causa debba poi impiantarsi appunto nel tribunale legato alla sede dell'assicurazione. Quindi se escludiamo le generali che sono a Trieste, Unipol che è a Bologna e Direct Line che è a Monza, la maggior parte sono a Milano, e quindi a Milano si ritrovano quindi l'80%, migliaia di fascicoli relativi a queste truffe, e spulciando questi fascicoli ovviamente si trova un po' di tutto, perché la fantasia non manca. Vabbè, un classico è il colpo di frusta che in realtà non c'è. Il colpo di frusta che non c'è. E però da questo punto di vista, da questo punto di vista le assicurazioni sono diventate un po' più severe, no? Cioè non è semplice. Sì, diciamo che c'era già stata una prima così riduzione sulle tabelle, diciamo, di invalidità permanente, dall'1 al 9% era già stata stabilita una sorta proprio di legge per le micro permanenti. Dopodiché successivamente per il colpo di frusta è stato stabilito che se non c'è frattura non si diciamo procede al risarcimento, che comunque il risarcimento va attorno all'1-2%. Quindi insomma poca roba. E poi ci deve essere anche un medico connivente.
Purtroppo sì, diciamo che questa situazione qui, allora, riportava prima l'articolo di Repubblica, il 70% delle truffe purtroppo sono nel sud Italia, in particolar modo la Campania. La Campania, dalla Campania provengono il 70% di truffe. Il 70% delle truffe. In realtà, vabbè, vivendo la realtà cremonese, abbiamo avuto anche medici che anche nelle nostre zone, diciamo, in tempi passati e sono dimostratisi con un'etica piuttosto scarsa. Esatto. Bisogna dire che rispetto alla media nazionale, per esempio, Milano è molto virtuosa, rispetto alla media è quasi meno 20% di richieste di risarcimento per danni fisici, mentre ci sono zone del paese come per esempio Bari, pensate che ha il valore record, più 58%, Catanzaro più sempre 58,3, quindi insomma rispetto alla media nazionale, quindi ci sono città che hanno vere e proprie punte di danni fisici legati al colpo di frusta, il che è abbastanza sospetto, insomma. Certo, il problema però alla fin fine resta sempre questo in Italia, non solo per il settore assicurativo, ma del fatto che queste persone qui, seppur pescate, alla fine non subiscono nessuna conseguenza, no? Per cui abbiamo avuto recentemente, parlo di Cremona perché l'ho vissuta personalmente, in quanto alcuni agenti di polizia si erano recati a casa di un nostro cliente per arrestarlo, perché sappiamo che con l'introduzione del reato di omicidio stradale l'omissione di soccorso prevede l'arresto immediato. Certo. E questa persona qui in realtà si era fermata, aveva parlato, adesso non vorrei essere frainteso, con un extracomunitario il quale aveva lasciato lo scambio, si erano diciamo lasciati e avevano effettuato lo scambio di generalità. Quindi c'è stato un furto di identità? Non utilizzando la constatazione amichevole, diciamo, che poi alla fine questo extracomunitario qui si è rifiutato, diciamo, di riconsegnarla al nostro assicurato, dicendo che avrebbe voluto un risarcimento, diciamo, diretto. Non è, diciamo, non sarebbe una truffa quella, ma di fatto questa persona qui è andata oltre quando il nostro cliente, scambiate le generalità e dicendo di portare avanti il discorso con la Cassazione amichevole che non avrebbe provveduto al risarcimento, questo ha avvisato le forze di polizia dicendo che era stato tamponato e il nostro cliente del quale aveva preso la targa è scappato. Sì, beh, insomma, diciamo che la constatazione amichevole, quando è stata introdotta, credo più di 20 anni fa, non so quando. Sì, diciamo che allora la constatazione è stata introdotta perché va utilizzata. Esatto, perché è utile. Però l'utilizzo distorto da parte di questa persona non ha avuto nessuna, diciamo. Comunque, insomma, le truffe sono tantissime, dall'auto che risulta rubata e quindi si chiede l'assicurazione di risarcirla, in realtà è stata venduta già all'estero. È stata venduta, si aspetta che l'autovettura chiaramente venga portata nei paesi dove non risulta più rintracciabile. Certo, oppure ci sono i furti di identità. Sono i furti di identità. Il tamponamento a tre. Quindi, insomma. Anche, ecco, diciamo che il furto di identità, questo però sarebbe purtroppo le assicurazioni con l'autocertificazione. Però l'autocertificazione in realtà è obbligo accettarla nella pubblica amministrazione. Certo, insomma è un problema da gestire. In agenzia potrebbero in questo caso essere più attenti, perché allora per quanto ci riguarda noi chiediamo l'originale del documento. È chiaro. Bene, Stefano Brambati, allora segretario del Sindacato Nazionale Agenti SNA, grazie e buon lavoro. Grazie nonostante a voi, le truffe. Nonostante le truffe cerchiamo di arginare anche il problema. Anche perché ricordiamo che poi le paghiamo tutti quanti, perché con tutte queste truffe poi aumentano naturalmente le polizze. In effetti una delle cose che io dico sempre, come le associazioni dei consumatori sono bravi a puntare il dito contro le assicurazioni care in Italia, le più care d'Europa, dovrebbero anche dire che le truffe in Italia sono il triplo di quelle rilevate in Europa. Quindi anche e quindi qualcuno dovrà pagarle. Qualcuno dovrà pagarle. Grazie Stefano Brambati. Cristina, a te. A voi. Grazie Giovanni. Allora adesso vogliamo presentarvi una mostra che sarà inaugurata sabato prossimo alle 18.30 nello spazio della Galleria Picchidi di Via Damiano Chiesa. Per parlarne sono qua con noi Raffaella Colace, storica dell'arte e l'autore, l'artista che ha dipinto questi quadri, Lorenzo Sperzaga. Benvenuti. Grazie. Allora, intanto Raffaella, illustriamo un po' e diamo un po' una presentazione, una descrizione dell'artista. Allora, questa mostra che sarà inaugurata appunto sabato
si intitola Arcana e raccoglie i dipinti realizzati nell'arco di una decina d'anni da Lorenzo, più o meno da quando lui si è diplomato alla NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti, di Milano. Arcana non è solo il titolo di questa mostra, ma è un termine che dà un senso ad un intero percorso, ad una ricerca artistica focalizzata proprio sulle tematiche legate al mistero, ai miti, alle leggende, agli archetipi, che trovano poi espressione in una pittura diciamo di grande evidenza, di grande energia drammatica, molto teatrale, dove dei moderni Sansoni, David, Sfingi, Tarocchi campeggiano in maniera abbastanza prepotente nello spazio del quadro. Questa teatralità, che poi avremo modo di constatare insomma nell'anteprima, su questi dipinti si spiega anche alla luce del fatto che Lorenzo è anche un attore, ha sempre coltivato l'attività teatrale formandosi con la Compagnia delle Muse di Cremona e poi è stato fondatore ed è attore operatore del gruppo Giano. Ecco, quindi il teatro ovviamente ci aiuta anche a spiegare una concezione della pittura come narrazione, come rappresentazione, che quindi non può prescindere da un realismo figurativo che costituisce anche una scelta un po' controcorrente, ecco, nel panorama dell'arte contemporanea. Però io direi, vediamo magari, sì, qualcuno ha proprio aspettato a mostrare, sì, infatti, i tuoi quadri in modo che tu potessi anche commentarli direttamente. Allora chiedo proprio alla regia di mandarci, di mostrarci. Questo è un autoritratto? Questo sì, naturalmente è un autoritratto. Quindi diciamo che è più una prova tecnica, forse non si lega tantissimo, sì, al discorso che finora ha introdotto Raffaella, in quanto appunto si tratta di una dimensione più personale, ecco. Magari si vede al limite un discorso sulla poetica delle ombre invece, che è iniziata col periodo dell'Accademia e che accompagna sempre la mia pittura, ecco. Anche in questo caso si tratta di un David, di una versione naturalmente moderna del tema di David, in cui la figura di Golia e di Davide sono rappresentate dallo stesso modello, quindi diventa un tema che riguarda forse anche la psicologia, l'affrontare se stessi e l'ombra, quindi il tipo di illuminazione che caratterizza il quadro, rientra anche questo nello stesso tipo di tematiche sempre, perché si tratta di una luce effettivamente, come diceva Raffaella, teatrale, quindi artificiale, si tratta proprio di faretti, ecco, quindi questo chiaroscuro così drammatico, diciamo, ricorda molto l'atmosfera che può crearsi su un palcoscenico. Questo invece è un po' diverso. Sì, esatto, questo forse appartiene a un periodo un po' precedente rispetto ad altri, un progetto che ha investito un po', almeno un anno, ecco, del mio percorso, e con un certo numero di quadri ho affrontato le vicende di San Cristoforo, che è una leggenda più che altro un po' particolare, piuttosto lunga anche, infatti ha occupato adesso il numero non lo ricordo, ma un 7-8 quadri di grandi dimensioni, con una tecnica che poi dopo si è andata a sviluppare in modo diverso, ma all'epoca appunto era questa. Era, ecco, questa. Un po' più gestuale, più... Qui, molto bello, questo forse è uno di quelli che ho preferito tra le immagini che, sì, ci hai mandato. Questo sì. è un San Giorgio, anche qui si vede appunto che
le tematiche sono affrontate in tutta altra chiave rispetto a quella classica. San Giorgio e la principessa, sì. Così. San Giorgio e la principessa e il drago. Il, appunto, essendo sempre la, presente questa tematica dell'ombra, come anche un po' come simbolo, qui il drago è rappresentato non più da una creatura animata, animale, diciamo animalesca, è invece un'ombra, mentre la lancia, quindi l'arma del cavaliere San Giorgio, è in realtà la torcia, proietta un raggio di luce per sconfiggere questo invece, beh, puoi parlare tu. No, perché sei tu che spieghi. Questo era un Sansone nel momento appunto del taglio dei capelli, quindi nel momento in cui viene depauperato della sua forza e con ancora i capelli appunto che si depongono. Anche questo è un po' un periodo diverso, simile a quest'altro, in cui il fondo ha tutta un'altra dimensione differente, ecco. Saltiamo invece a un periodo molto più vicino, quello molto dei tarocchi. Purtroppo vedo che l'immagine non è di altissima qualità per i dettagli. Perché, vabbè, però, esatto, essendo verticale abbiamo dovuto appunto, perché sennò non saremmo riusciti a riprendere tutto. Perché i dettagli, a parte questo cuore che c'è disegnato sul muro con la freccia, è una rivisitazione degli arcani maggiori dei tarocchi. Il nome della mostra è un po' suggerito anche proprio dalla parola arcano dei tarocchi, che è un progetto che sta ancora in corso. Ci sono 22 tarocchi da riprodurre, sono al quarto, quindi ce n'è ancora lavoro da fare. Quanti saranno i quadri in mostra? Una ventina. Sì. Ecco. Sì, una ventina, si potranno visitare, quindi a partire da sabato pomeriggio fino al 30 aprile. Tra l'altro ricordo solo che in occasione dell'inaugurazione ci sarà anche una performance teatrale, dell'artista, con Marta Ghironi, così potremo vedere pittura e teatro fusi nella stessa occasione. Allora, grazie a Lorenzo Sperzaga, grazie a Raffaella Colace e naturalmente vi ricordo l'appuntamento sabato alle 18:30, Galleria PKD, via Damiano Chiesa a Cremona, quindi fino al fine mese ci sarà la possibilità di visitare questa mostra arcana. Per noi qualche istante di pausa, tra poco. Parliamo di animali domestici ormai presenti ovunque, nel 50% delle nostre case, credo, ma forse anche di più. Forse anche di più. La dottoressa Silvana Bonelli, oggi in rappresentanza dell'ANVI, l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Sapete che è un'associazione molto importante e la sede nazionale è proprio qui a Cremona. Quindi ogni tanto ne approfittiamo per entrare in questo tema. Ne approfittiamo ora anche perché è stato quello trascorso un weekend importante, perché a Milano c'è stato il Congresso Nazionale della Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia ed è stata anche l'occasione per presentare i risultati di un questionario distribuito fra oltre 2.000 veterinari, 2.239 per la precisione, un questionario relativo alla pappa che noi diamo ai nostri animali, quindi il pet food. Che pappa dare agli animali? Quella industriale che compriamo nei negozi specializzati o è meglio cucinarla in casa? La maggior parte dei veterinari si è espressa per la soluzione industriale, quindi è stata ritenuta più equilibrata il pet food, il mangime acquistato nei negozi specializzati. Perché, dottoressa Bonelli? Buongiorno, innanzitutto perché è un prodotto di origine controllata. Le materie prime di origine animale derivano per lo più, e qui parliamo non solo di case mangimistiche italiane ma anche multinazionali, provengono per lo più dalla filiera del cibo umano, quindi vengono controllati a monte dai veterinari ASL e poi tutto quello che noi non mangiamo, che non preferiamo mangiare, ma basti pensare alle farine integrali che prima non facevano parte così tanto della dieta umana, vengono scelti per il pet food e quindi per il mangime industriale. C'è da dire che di mangime preconfezionato ne abbiamo un'ampia gamma e bisogna comunque stare attenti, perché ovviamente lo preferiamo alla dieta casalinga per una questione di scelta di materie prime,
e di elaborazione di queste, perché le percentuali in grasso e in acqua possono essere variabili e quindi le modalità di cottura, quindi lo scorretto, processare in maniera scorretta queste materie prime può andare incontro a cattiva conservazione o perdita di sali minerali, vitamine indispensabili per l'alimentazione del carnivoro e dell'onnivoro. Quindi quali sono i principali errori che il proprietario di cani e gatti può fare? Il primo errore, quello che riscontro più di frequente nella pratica clinica ambulatoriale, è quello di aggiungere ad un alimento già completo del cibo casalingo. Questo porta ad un aumento, infatti, del quantitativo necessario e soprattutto quindi delle calorie, nonché poi alla maldigestione, eccetera, perché ricordiamo gli alimenti preparati industrialmente sono studiati da veterinari, quindi c'è un supporto scientifico. Io stessa, se scelgo una dieta, non mi avvalgo soltanto dell'etichetta, anche se ho gli strumenti per capirla e studiarla in maniera corretta, a dispetto magari di una persona che non ha effettuato i nostri studi, però c'è una branca, quindi un insieme di veterinari che per mestiere ci raggiunge in studio e ci informa sulla qualità e sull'etichetta del prodotto. Ecco, utilizzare questi prodotti industriali può anche consentire di seguire diete particolari. Certo, perché gli animali, la domesticazione li ha un po' cambiati, li teniamo in casa, sono sterilizzati per lo più, vanno incontro a vite in ambienti un attimino più ristretti, non tutti abbiamo il giardino, la vita sedentaria, quindi l'obesità ad esempio, come già accennavo prima, è un fattore che predispone a patologie di vario tipo. E in più ci sono patologie come ad esempio, mi viene in mente il gatto, che devono essere curate con delle compressine, quindi con degli acidificanti ad esempio della dieta per rendere le urine più acide, altrimenti si va incontro a calcolosi vescicale. E invece con questi alimenti già pronti noi abbiamo una dieta bilanciata e già curativa. Quindi gli alimenti preconfezionati comunque danno più garanzie di completezza, sicurezza, eccetera. Perché uno si domanda, è possibile che quello non possa mangiare quello che mangio io, lo mangio io? Assolutamente, noi siamo degli umani, loro sono dei carnivori e spesso carenza, ad esempio la prima carenza che era molto più diffusa 30-40 anni fa di taurina nel gatto portava a cardiomiopatie gravi e quindi patologie mortali nel gatto che ora non esistono quasi più. Ma quella cosa che si sente dire, se inizi con una marca devi continuare con quella, non modificare, un po' strana, lei la conferma? Allora, in realtà ora qui le correnti di pensiero sono differenti. Con la leggenda più metropolitana. Più che di marca, io generalmente prediligo cambiare la dieta durante il corso della vita. Quindi il cucciolo non può mangiare quello che mangia un cane adulto e il cane di una certa età, quindi parliamo di un cane di 15 anni, è preferibile scegliere per questi una dieta da cane anziano. Poi la marca sinceramente influisce poco, anche perché la varietà, cioè ogni singolo marchio, ora dal punto di vista commerciale non siamo qui a citare nessuno, però ha una vasta gamma per tutte le età. Poi, non so, le dico, il cane mangia più volentieri un certo tipo di prodotto, allora il proprietario tende diciamo, ad acquistare quello. Non è detto che sia però quello più adatto, perché se il cane lo mangia più volentieri vuol solo dire che magari è più saporito, ma non è detto che un cibo più saporito sia migliore. Ok, e poi spesso è vero, pensiamo, no, è vero, non so, certo, è una domanda. Sì, è vero, certo, okay. Come per quindi noi, attenzione, cioè, questa la mangia volentieri, aspetta che compro questa, no? Magari sì, ecco. È meglio una pappa che mangia un po' meno volentieri, aspetta qualche ora a mangiarla, però magari è meno, sbaglio? Sì, può sì, essere? Ora, in realtà io devo dire che la maggior parte dei nuovi proprietari, quindi di chi prende un cucciolo, chiede consiglio al veterinario, e quindi a supporto del medico, ma una volta che io ho dato una scelta di gamma chiede consiglio anche al rivenditore, quindi si fida poco, sceglie bene fin dall'inizio. Poi se la scelta viene spesso fatta insieme al proprio animale è in parte corretto e in parte sbagliato, perché non sempre, magari ci sono animali che davvero preferiscono il sapore del pesce, però non è detto che sia sempre più salato, eccetera. Se il supporto è scientifico, alla fine la scelta si può fare insieme. In genere la predilizione è sul secco e sull'umido, però naturalmente è dovuto al fatto che è un prodotto umido più profumato, a mio avviso, o comunque la scelta del sacchetto di confezionamento. Un sacchetto piccolo conserva meglio la fragranza. Basti pensare a un cioccolatino, certo. È molto più invitante di una barrettona di cioccolato. Ma di fronte dell'uovo secco o umido, cosa consigliate voi?
È indifferente, ah, okay. Sicuramente se si è presenti in casa si possono fare dei pasti misti, pasti secchi e pasti umidi. Sicuramente il pasto umido va incontro al deterioramento molto più velocemente. La maggior parte dei veterinari dunque sono per i cibi confezionati dall'industria, molti i veterinari diciamo giovani sono rispetto a quelli più anziani, no? Sono sì. Più legati a questo tipo di scelta. Lo abbiamo visto però anche in alcune trasmissioni televisive, mi viene in mente Report, qualcuno pensa che ci sia un interesse da parte dei veterinari a consigliare questi cibi, perché ovviamente l'industria, come dire, in qualche modo può agevolare i veterinari. Certo, mi faccio garante. Garante, testimone del fatto che purtroppo non abbiamo questi vantaggi, ma soprattutto per fortuna, così riusciamo a dare un'informazione scientifica non assolutamente influenzata da interessi. Di questo tipo. Silvana Bonelli, ANVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti. Ciao. Noi dobbiamo chiudere, appuntamento come sempre a domani a mezzogiorno. Siamo di corsa, tra poco il TG, arrivederci. Ciao a tutti.